Partire ufficialmente con la presentazione di oggi. Tanto do il benvenuto a tutti i partecipanti. Io sono Roberto Idoxiti, sono insieme ad Eleonora Ciao a tutti. e oggi vi presenteremo il percorso di Bachelor in Management di SCP Europe. Oggi insieme a noi abbiamo Cécile, che è la responsabile admission del corso, che ci racconterà tutto il percorso di questo che ci si terrà durante questo corso di laurea, e avremo anche ospite Lorenzo, che è uno studente, attualmente studente del Bachelor in Management, e ci racconterà la sua esperienza in prima persona da studente, quindi tutto il percorso che finora ha svolto. A questo punto posso lasciare la parola a Cécile e vi auguro una buona presentazione. Okay, grazie mille Roberto. Allora, inizio intanto con parlarvi brevemente della scuola. Vi presenterò la Business School che siamo, SCP Europe, quindi una realtà internazionale. Poi, dopodiché, vi presenterò un po' più nel dettaglio il Bachelor in Management, che è il programma di laurea triennale che è rivolto ai ragazzi che finiscono il liceo. Ogni tanto mi interromperò perché magari farò partecipare appunto Lorenzo, che è uno studente al terzo anno. Magari Lorenzo, vuoi brevemente introdurti prima di iniziare? Sì, allora, spero mi sentiate. Ciao a tutti. Allora, io sono Lorenzo Arrigoni, sono a Berlino adesso e ho da poco finito l'ultimo anno del Bachelor in Management all'SGP Europe e adesso sto attualmente lavorando facendo il mio periodo di stage qui a Berlino. Quindi sì, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, prego, fatela e poi cercherò di rispondervi. Ok, quindi potete fare le domande nella chat e intanto, quindi adesso inizio e poi appunto se avete domande al massimo mi posso interrompere, però alla fine ci sarà una sessione di Q&A, quindi potrete comunque fare tutte le domande che magari vi saranno venute in mente durante questa presentazione. Ok, quindi SCP Europe è una business school internazionale che ha sei sedi in Europa, quindi come dicevo prima, ma magari non tutti mi hanno sentito, è una business school che ha sede a Parigi, a Londra, a Berlino, a Madrid, a Torino e a Varsavia. Di origine è una business school francese, infatti SCP sta per École Supérieure de Commerce de Paris, quindi la pista per Parigi, che esiste da 200 anni qu quasi. E abbiamo poi creato, diciamo, i campus fuori dalla Francia dagli anni 70, e l'ultimo campus che abbiamo aperto è stato a Varsavia 2 anni fa. E in Italia ci siamo dal 2004. Vi do giusto due dati sulla scuola, così che sappiate più o meno situarla nel panorama delle business school. Cercherò di non essere troppo noiosa, quindi vado abbastanza veloce. Le cose che dovete guardare quando scegliete una business school, le cose importanti, perché ce ne sono tante, sono intanto i ranking. I ranking sono le classifiche, delle varie business school. Quello più famoso è quello del Financial Times, che è un giornale economico americano, che classifica le business school secondo una serie di criteri, tra cui internazionalità, qualità dei programmi, stipendio all'uscita della scuola e raccoglie quindi tutti questi vari criteri, poi fa una classifica. Andate a consultarla quando trovate una scuola che vi interessa. Noi siamo 13° in Europa quest'anno, ogni anno c'è una classifica nuova. Un'altra cosa importante da guardare sono gli accreditamenti. Quello che vedete in alto a sinistra, i tre International Accreditation. ESCSB, EQUIS e AMBA sono tre enti che vengono nelle scuole, nelle business school, a controllare tutte le procedure che abbiamo con studenti, professori, programmi. Se va tutto bene, danno il loro accreditamento. Noi abbiamo il triplo accreditamento, bisogna sapere che
Nel mondo delle business school, solo 1% delle business school in tutto il mondo ha il triplo accreditamento. E in Italia ci siamo Bocconi e ci siamo noi, per farvi un esempio. Il punto forte delle business school e anche quindi delle SCP Europe è sicuramente la relazione con il mondo delle aziende. Tutti gli anni ci sono degli stage da fare nei nostri programmi. Nel bachelor in realtà è obbligatorio al secondo e al terzo anno e facoltativo al primo anno. Questa è una diapositiva per far vedere le aziende che lavorano tanto col campus di Torino. Ovviamente poi per questo ritrovate anche diverse aziende italiane. Ovviamente poi a seconda dei campus dove si va ci sono altre partnership. Non so Lorenzo se vuoi raccontare brevemente gli stage che hai fatti durante il tuo percorso, così... Sì, certo. Allora, io ho fatto gli stage tutti e tre gli anni, anche se il primo anno, come ha detto giustamente Cecile, non era obbligatorio. E, il primo anno ho lavorato in consulenza a Londra, poi invece il secondo anno ho lavorato per una startup in marketing a Madrid, in Spagna, nonostante io abbia fatto il secondo anno a Torino, quindi ho deciso di mischiare le due esperienze e fare l'anno accademico a Torino, ma poi di fare lo stage a Madrid. E quest'anno invece sto lavorando per una compagnia americana che però ha un ufficio a Berlino in Europa, che si chiama Applause, e fa applicazioni, test di applicazioni digitali. Quindi sì, insomma, tre esperienze diverse, appunto per anche prendere un po' coscienza di quello che voglio fare in futuro. E quindi sì, assolutamente, gli stage sono una parte integrante del nostro percorso e sono, secondo me, fondamentali per mettere poi in pratica quello che studiamo durante l'anno. Okay, grazie. Quindi queste è un po' di statistiche proprio sul bachelor. Questi sono gli stage dei ragazzi che erano lo scorso anno a Torino, quindi ci sei anche tu, Lorenzo. Quindi dove si vede più o meno i settori dove sono andati a fare lo stage. Ci sono veramente tanti settori diversi, perché il nostro programma di laurea è un programma di laurea generalista, quindi effettivamente non è specializzato solo su un'area. Questi sono i paesi dove sono andati i ragazzi. L'anno scorso a Torino avevamo tanti tedeschi, per cui tanti sono andati a fare lo stage in Germania, però abbiamo anche tanti diversi paesi e non solo l'Italia, ecco. Ancora un'ultima slide di statistiche, poi giuro che basta. Sono le attività del placement office che abbiamo qui a Torino sul master. Ho scelto di mettere il master perché abbiamo un po' più di storico di dati. Quindi questo è il numero medio di colloqui sostenuti per ogni studente nella ricerca dello stage. Quindi l'anno scorso chi meno ha fatto 6,3 colloqui. E la media delle offerte di stage ricevute, quindi qualcuno ha anche dovuto rifiutare lo stage. Gli sbocchi lavorativi di una scuola del genere sono questi, quindi questi sono sempre dati del Master in Management, proprio perché dopo un Master uno va a lavorare, mentre dopo un Bachelor magari uno continua gli studi, per cui perché sia più rilevanti ho messo qui le statistiche del Master. Quindi i settori principali sono banca, consulenza, finanza, e poi abbiamo diversi settori da internet, automotive, fashion, un po' di tutto. Questo perché siamo una realtà molto generalista come programma accademico, per cui i ragazzi poi hanno tantissime porte aperte per andare poi a lavorare in vari settori. Se avete domande sulla scuola, ovviamente potete scriverlo nella chat, poi rispondiamo. E adesso però volevo avvicinarmi un po' di più a quello che è il Bachelor in Management, che è la laurea triennale, perché sicuramente quella è la realtà più vicina alla vostra situazione. Allora, il Bachelor in breve è una laurea triennale, quindi 3 anni, che si fa sempre in 3 paesi diversi, quindi è un'esperienza multiculturale perché si fa in 3 paesi diversi, ma anche perché i ragazzi arrivano un po' da tutto il mondo. È un percorso che si può fare tutto in inglese, in alcuni percorsi è possibile anche fare lezioni in spagnolo, francese e anche tedesco, anche se il tedesco non è obbligatorio.
è un curriculum, poi andiamo poi a vedere bene le materie, che ha la particolarità di combinare un po' le discipline classiche del management che uno trova in un po' tutte le business school con alcune discipline un po' più umanistiche, come per esempio international relations o psicologia. È un percorso, ne abbiamo già parlato, che include degli stage, moltissimi progetti di gruppo, poi magari Lorenzo ci racconterà dei vari lavori di gruppo che ha potuto svolgere durante questi 3 anni. E quindi è proprio un percorso che è adatto a chi vuole iniziare poi una carriera internazionale. Al termine del programma si ottiene il Bachelor in Management, che è un titolo di triennale accreditato dall'Unione Europea, per cui riconosciuto anche qui in Italia. Cioè, se uno si vuole poi iscrivere in un ateneo italiano per fare la magistrale, sicuramente è riconosciuto. Tra l'altro credo che tra i tuoi compagni qualcuno è stato preso in bocconi, hai sentito dire. Sì, ci saranno dei ragazzi che torneranno in Italia appunto a fare la magistrale in bocconi. Quindi mi soffermo un po' di più su questa diapositiva perché illustra il percorso che potete fare durante il bachelor. Quindi per il primo anno c'è scelta tra Londra o Parigi ed è in inglese. In inglese vuol dire che ci serve ovviamente un buon livello di inglese, chiediamo un livello C1 da fornire entro luglio dell'anno in cui si inizia. Quindi che per chi inizia a settembre 2018 vuol dire che avremo bisogno del livello C1 entro luglio del 2018. Poi il secondo anno è a scelta tra Madrid, Parigi o Torino. Parigi è un semestre in francese, un semestre in inglese. Madrid è un semestre in inglese e un semestre in spagnolo. Torino è l'unico che è tutto in inglese. Quindi per chi volesse andare a Madrid o a Parigi è necessario o arrivare dal liceo linguistico, quindi magari avere nelle pagelle spagnolo o francese, oppure avere un livello B1 di francese e di spagnolo già adesso in fase di ammissione. E il terzo anno è invece a scelta tra Berlino in inglese o Parigi in francese. In realtà Parigi in francese è un po' particolare perché è un percorso in apprendistato, per cui ragazzi durante l'anno accademico vanno in aula e vanno in azienda. Ed è rivolto a chi parla molto bene francese, perché ovviamente poi bisogna trovare un'azienda che vi prende a fare questo apprendistato. Per cui maggior parte dei ragazzi andranno poi a Berlino a fare l'anno in inglese. Chi sapesse il tedesco è possibile anche scegliere dei corsi in tedesco. Non so Lorenzo se vuoi tu dire che percorso hai fatto, come ti sei trovato. Sì, allora io ho fatto il primo anno a Londra, e appunto, quindi tutto l'anno in inglese, e poi ho scelto Torino, quindi sono stato a Torino per l'anno accademico, però ho voluto un po' mischiare e avere un'esperienza accademica appunto italiana, però allo stesso tempo fare un'esperienza lavorativa invece in Spagna, perché sapevo lo spagnolo. E quindi sono andato a lavorare a Madrid, mettendomi in contatto ovviamente con il campus SCP di Madrid. E poi quest'anno, appunto da settembre, sono a Berlino e ho deciso di lavorare qua, quindi tutta l'estate, quindi mi fermerò qua ancora per un po'. E come sono state queste realtà molto diverse tra di loro? Assolutamente sì, sono direi 4 città completamente diverse. Non ho avuto modo di vivere Parigi come studente, anche se mi sarebbe piaciuto. E certamente sono diverse, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Poi ovviamente è bello vedere fare esperienza di una città in periodi proprio diversi, perché comunque Londra il primo anno è ancora uno, magari non è ancora chiaro bene cosa vuole fare, mentre invece il secondo anno già ha un'idea più chiara, e infine Berlino, appunto, che è una città comunque in Europa molto importante, per esempio nel panorama delle start-up, nel panorama tecnologico, è bello per esempio avere
la possibilità di fare, per esempio, l'ultimo anno in una città come Berlino, appunto, che poi ti permette di trovare molto facilmente un lavoro, di trovare delle aziende che sono disponibili a prendere, appunto, ragazzi giovani. Ok, grazie. Allora, so che ci sono sempre tante domande su questo percorso, certificazione, per cui se vi vengono domande in mente scrivetele e poi rispondiamo a tutto. Allora, va giù. Ok, queste sono un po' di statistiche sulla classe che quest'anno è tra Parigi e Londra, quindi il primo anno. Quest'anno quindi abbiamo avuto 287 studenti con 54 nazionalità diverse, quindi ancora più internazionale della tua classe, Lorenzo, che sì. Già lo era tanto. Noi eravamo molti di meno, siamo una cinquantina, forse 47, però avevamo comunque una ventina di nazionalità anche noi, quindi le proporzioni rimanevano. Però certamente uno dei punti forti delle classi SCP è l'internazionalità e poi, come abbiamo detto prima, il poter lavorare in gruppo anche con persone di altre nazionalità ti aiuta molto poi nel mondo del lavoro. Quindi le nazionalità dominanti sono francesi, italiani, tedeschi, come potete vedere, ma perché sono dove abbiamo i nostri campus. E quindi è chiaro che abbiamo un po' di più. Tuttavia abbiamo anche tantissime altre nazionalità, sia europee che extraeuropee, abbiamo più o meno tutti i continenti rappresentati. Quindi cerchiamo studenti, vabbè, motivati, flessibili, creativi e dinamici. E questo, mi soffermo un po' di più, è il percorso di studio, quindi vediamo adesso un po' più di preciso le materie in cui si vanno a studiare. Allora, nel primo riquadro, Management, Economia e Diritto, sono tutte le materie che potrete ritrovare anche per esempio in Bocconi o in Economia Aziendale se andate a studiare all'università. Sono materie che vi spiegano come funziona un'azienda a 360 gradi, quindi c'è un po' di tutto. C'è finanza, marketing, contabilità, risorse umane. Poi ci sono materie che sono più, diciamo, economiche, che sono materie un po' più teoriche, che vi spiegano come interagiscono, per esempio, i paesi a livello globale. Per esempio, se Mario Draghi decide di aumentare i tassi di interessi, che conseguenza ha su di voi come persona, sull'Italia come paese, sull'Unione Europea, e quindi vi insegna un po' i macromeccanismi dell'economia. All'interno di queste materie c'è anche statistica, matematica, ma niente di impossibile. So che spaventa tanto questa cosa della matematica. In realtà, se scegliete di studiare economia o management, in ogni caso vi dovete aspettare che ci sia, sia da noi che in altre realtà, ci sarà comunque il corso di matematica e di statistica. Io direi di non spaventarvi troppo. In generale, noi che abbiamo ragazzi che arrivano da tutto il mondo, credo che gli italiani in generale abbiano una buona preparazione scolastica su di questo e in generale hanno abbastanza facilità. Non so, Lorenzo, se vuoi confermare questa cosa. Sì, assolutamente. Io arrivo dal liceo classico, quindi per me ovviamente all'inizio la matematica poteva rappresentare una chimera, ma così non è stato. E vado a confermare che all'interno della mia classe, ragazzi che comunque avevano un passato o scientifico o classico, non hanno avuto problemi appunto ad affrontare i programmi di matematica sia del primo che del secondo anno, perché comunque il liceo italiano permette di prepararti abbastanza bene, appunto. Poi ovviamente ogni caso è particolare in base ai programmi dei vari licei, però in generale, in linea di massima, sia lo scientifico che il classico ti permette di prepararti bene per la matematica che poi viene insegnata al primo e secondo anno. Grazie per la rassicurazione. Quindi poi quindi queste materie appunto le trovate più o meno se volete studiare economia un po' ovunque. La cosa che differenzia un po' noi sono queste materie umanistiche, ne abbiamo un paio di per anno accademico che sono appunto, che hanno un taglio un po' più umanistico, un po' più di cultura generale. Abbiamo cercato, facendo questo programma, di avere le competenze tecniche del management, ma anche di avere quelle un po' più umanistiche, che ci sembrava più equilibrato. Quindi avete, per esempio, psicologia, sociologia,
intercultural skills, tutte queste materie. A te, Lorenzo, ti è sembrato utile avere questo tipo di formazione durante... Assolutamente sì, assolutamente sì. Io, appunto, avendo un passato da liceo classico, ho apprezzato molto alcune di queste materie. Il primo anno International Relations è molto interessante, anche l'inizio di Introduction to Psychology, che poi è servito anche per alcuni corsi del terzo anno. E appunto poi nel terzo anno c'è la possibilità di scegliere proprio alcune di queste electives di liberal arts. Io per esempio quest'anno mi sono concentrato su alcune materie legate alla globalizzazione, alla politica, che sono state molto interessanti in genere, in linea di massimo. Quindi assolutamente è molto bello sia avere appunto materie economiche e manageriali, ma allo stesso tempo anche materie più umanistiche. Ok, grazie. Poi abbiamo tutte dei seminari che sono più su competenze personali, quindi presentazioni, computer skills, quindi l'uso del computer. Le lingue, ci sono due lingue da fare ogni anno, a scelta tra le lingue dei nostri campus. Quindi, e l'inglese non viene considerata lingua straniera, per cui avete scelta chi è italiano può iniziare il tedesco da livello principiante e poi può fare francese oppure spagnolo. È chiaro che non diventerete, credo, madrelingua tedesco, confermi Lorenzo, non so come è andato. Vado a confermarlo, sì, vado a confermarlo. Purtroppo il tedesco non è una di quelle lingue che si imparano probabilmente in uno o due anni. Due anni, però comunque una base, cioè per sopravvivere qua a Berlino, assolutamente, cioè, quindi... sì. Un minimo, hai imparato le cose di sopravvivenza, vero? Esatto, esattamente, sì. Poi vabbè, io adesso qua lavoro in una compagnia internazionale, quindi ovviamente l'inglese, anzi, all'interno della mia compagnia probabilmente c'è molta più gente internazionale che gente tedesca, però in generale ti fornisce... Io ho deciso di fare spagnolo e tedesco, appunto spagnolo l'avevo già studiato prima, quindi è stato un modo per rinforzarlo e mi è servito molto, soprattutto poi per l'esperienza lavorativa che ho fatto in Spagna, mentre invece il tedesco appunto è stato un inizio da zero e piano piano ho costruito una base. Poi abbiamo i collective project, che sono dei progetti di gruppo, vabbè, a parte che i progetti di gruppo se ne fanno più o meno in tutte le materie, perché questo è un po' l'approccio didattico di questa scuola. Spesso un professore magari porterà un caso in aula e i ragazzi lavorano insieme per risolvere il caso. Al di fuori delle materie classiche abbiamo anche un progetto collettivo che si fa con un gruppo che si porta avanti tutto l'anno e alla fine dell'anno c'è una presentazione finale. Non so, Lorenzo, se tu vuoi dare due esempi di cosa avete fatto. Sì, sì. Adesso poi ovviamente anche lì i collective project sono un po' evoluti nel corso del tempo, però il primo anno abbiamo il collective project principalmente si concentrava sulla creazione e organizzazione di una società studentesca. Quindi nel mio caso abbiamo creato una società studentesca che si occupasse di sport e eventi per studenti all'interno del campus di Londra e quindi gestire tutta la parte amministrativa e manageriale della cosa. Invece per quanto riguarda il collective project del secondo anno abbiamo lavorato col mio gruppo insieme a una startup italiana nel settore del viaggi. E appunto abbiamo principalmente aiutato questa startup con delle attività di consulenza e quindi è stata un'esperienza che ci ha permesso un po' di vivere quello che poi succede nel mondo reale, quindi assolutamente è stata un'esperienza molto, molto interessante, molto formativa e che ci ha permesso anche lì, insieme alle internship, infatti sono all'interno della stessa fascia, di mettere in pratica quello che studiamo, diciamo, in teoria. Poi non è vero, perché come hai detto tu prima, ci sono molti casi per ogni materia, principalmente, come hai detto tu, ogni materia ha all'interno della valutazione proprio delle presentazioni, dei casi concreti, quindi è tutto molto concreto.
E poi, vabbè, appunto vedete che ci sono gli stage, che sono facoltativo al primo anno, obbligatorio secondo e terzo anno. Allora, andiamo avanti. Ah, quindi sì, questo ne abbiamo parlato già un po' con Lorenzo. L'appoggio, diciamo che è molto incentivato sui lavori di gruppo, questioni pratiche, e quindi c'è una forte interattività all'interno della classe, sia tra compagni che tra professori e studenti. La struttura dell'anno accademico è molto diversa rispetto all'università italiana, per cui ci sono due semestri. Allora, le attività in scuola sono tra settembre e fine aprile. Poi dopo aprile c'è spazio appunto per lo stage. Da settembre a metà dicembre c'è un primo semestre in cui che di fatto viene diviso a metà, perché a metà ottobre c'è una settimana di midterm in cui i ragazzi fanno gli esami sul primo mese e mezzo di lezione. Poi a dicembre, prima di Natale, c'è una settimana in cui i ragazzi fanno gli esami di tutte le materie del primo semestre, che vuol dire fare un esame al giorno più le lingue. Che sembra una cosa impossibile quando pensiamo magari all'approccio didattico italiano, perché effettivamente in Italia le sessioni di esami all'università durano un mese e mezzo, ma perché per ogni esame un ragazzo dovrà studiare 3 libri in media per poter dare l'esame. Da noi, siccome gli esami si studiano soprattutto sugli appunti, e perché il voto di ogni ragazzo viene fatto su partecipazione in classe, lavori di gruppo e esame scritto finale, diventa una cosa un po' più fattibile fare tutti gli esami in una settimana. Poi questa cosa si ripete anche nel secondo semestre, quindi da gennaio a fine aprile. Non esiste da noi il fuoricorso, nel senso che non si può rifiutare un voto, quello che si prende si tiene. Nel caso in cui un ragazzo viene bocciato in un esame, ha due chance per ridare l'esame, che però devono essere dati entro lo stesso anno accademico, per cui per aver comunque tutti gli esami a posto a settembre, per poi iniziare per esempio il secondo anno. Lorenzo, com'è stato per te l'esperienza di questi esami tutto settimana? È stata assolutamente diversa. Io ho tanti amici che hanno frequentato l'università italiana e appunto è stata un'esperienza completamente diversa dalla loro. Allo stesso tempo, come dicevi tu, è proprio completamente diversa per i tipi di carichi di lavoro che ci sono. Non che qua si studi di meno, però si studia diversamente, quindi anche la struttura dell'esame è completamente diversa da quello che è un normale esame universitario e appunto in Italia. E quindi sì, è stato difficile ogni tanto, però è stato a lunga fattibile, soprattutto perché appunto passato il primo semestre del primo anno poi ti abitui e entri un po' nel circolo, nel ritmo, insomma, di come funziona SCP. E io non ho mai avuto, grazie al cielo, non sono mai stato bocciato a un esame, però anche i ragazzi che erano in classe con me, sono stati bocciati a qualche esame, appunto. Poi hanno avuto la possibilità di recuperare e di tornare in linea con il percorso. Cosa si fa dopo il bachelor? Allora, due scelte principalmente. Allora, si può iniziare a lavorare, perché comunque dopo 3 anni, tra cui almeno 2 all'estero, 2 o 3 stage, comunque i ragazzi hanno già un profilo che è abbastanza interessante per il mondo delle aziende. Oppure si può continuare in un'altra università per fare un master. Quest'anno, allora, essendo un percorso di laurea recente, perché i primi ragazzi sono quelli della classe di Lorenzo, per cui non abbiamo ancora statistiche su quanti vanno a continuare nei master oppure quanti vanno a lavorare, però abbiamo già qualche dato sulla classe di Lorenzo. Credo che qualcuno è stato preso. Tu Lorenzo, cosa vai a fare, tra l'altro? Io sono stato preso alla Columbia University di New York e quindi andrò a New York a studiare per un master in Sport Management negli Stati Uniti.
Però appunto in generale, come direi rappresenta bene questa immagine, non sono tanti i ragazzi che hanno deciso di continuare gli studi proprio perché alla fine di questo percorso molti sono in grado di essere pronti appunto per intraprendere la loro carriera lavorativa. Quindi io sono uno dei pochi, insomma, che decide di continuare. Ti ho sentito dire che qualcuno è stato preso anche in LSI, Sì, tech. LSI, credo anche HSE, Bocconi, io negli Stati Uniti, insomma, comunque università assolutamente di livello. Quindi io proseguo sull'application. Qualcuno mi ha già chiesto prima se era difficile entrare, magari poi Lorenzo tu dai punto della tua esperienza sul test di 3 anni fa, già, sì, 3 anni fa, già, se ti ricordi qualcosa. Allora, intanto ci sono due step per entrare. C'è prima un'application online, quindi bisogna registrarsi sul nostro sito. Noi guarderemo le pagelle degli ultimi 3 anni e quindi guardiamo i voti di terza, quarta e l'inizio della quinta. Poi chi avesse fatto per esempio l'anno di quarta negli Stati Uniti, Canada e avesse già il diploma può già presentarsi alla fine della quarta. In questo caso chiederemo i voti di seconda, terza e appunto l'anno di quarta. Poi chiediamo una lettera motivazionale che è da scrivere in inglese, una referenza da parte di un professore che in realtà non è proprio una lettera, una cosa molto più semplice. Chiediamo semplicemente l'email di un professore, poi il professore poi ci riceverà un modulo che sarà da compilare, una semplicissima tabella da crocettare, firmare e rimandare. Poi chiediamo certificati d'inglese, questo ve l'ho già detto prima, che ci servono in realtà entro luglio, per cui se uno volesse fare il test, non lo so, per esempio a dicembre e poi dopo dare l'IELTS, assolutamente possibile. Se uno parlasse altre lingue, appunto, altri certificati sono sempre i benvenuti. E quindi in questa application online chiediamo anche se i ragazzi sono stati all'estero, quali sono state le loro esperienze extracurricolari, che vuol dire tutte le cose che avete fatto al di fuori della scuola, che può essere volontariato, sport, lavoro, insomma. Tutte le cose che fanno vedere che siete delle persone attive. E una volta che passate questo step dell'application online, vi invitiamo a fare un test a Torino per chi è residente in Italia. Chi per esempio stesse svolgendo l'anno di quarta fuori, per esempio in Canada, perché abbiamo visto prima che c'era una ragazza che andava in Canada, è possibile farlo anche su Skype, quindi a distanza, nessun problema. E quindi questo test include un test SHL, che è un test in realtà di logica che si fa sul PC ed è un test, un questionario a risposte multiple in cui c'è una parte verbale e una parte numerica. E poi l'altra cosa che è molto importante è il colloquio motivazionale. Magari Lorenzo vuoi raccontare com'è andato il tuo, così. Sì, assolutamente. Io ho fatto, beh, ormai 3 anni fa, il test SHL, che è un qualsiasi, cioè è come tutti i test, appunto, logico attitudinale. E poi il colloquio orale, che appunto è la parte un pochino diversa per quanto riguarda il processo di application e di ammissione SCP. Il mio colloquio è stato, adesso mi ricordo alcune domande, principalmente sono colloqui dove il ragazzo deve dimostrare di essere innanzitutto preparato, ma per quanto riguarda conoscenze base e soprattutto per quanto riguarda conoscenze sull'attualità, appunto il mondo del business, quello che poi si relaziona con il programma del corso. E poi ci sono ovviamente magari delle domande più logiche, più numeriche, appunto all'interno del colloquio, appunto, il ragazzo di solito risponde,
sotto pressione di solito. Ecco, lo scopo di questi colloqui è mettere un po' sotto pressione il ragazzo e vedere come reagisce, proprio per capire se il Sì, noi guardiamo molto l'atteggiamento. Anche. Esatto. Magari qualcuno, è capitato che magari qualcuno con 9 di media, super bravo a scuola, quando gli fai una domanda magari che non si aspetta, quindi lo metti fuori dalla comfort zone, e magari si chiude e dice no, questo non lo so fare, non lo faccio, e si rifiuta di farlo. Ecco, magari l'atteggiamento che vogliamo vedere invece è qualcuno che, anche se non sa la risposta, cerca comunque di appunto impostare un ragionamento, arrivare a una soluzione. Chi fa il colloquio lo sa che è il primo colloquio della vostra vita, quindi è abbastanza gentile normalmente e cerca comunque di guidare poi la risposta dei ragazzi. Ecco. Assolutamente. Nei master magari sono un po' meno gentili, ecco, chi fa i colloqui. Poi, le tasse universitarie, siamo in linea con Bocconi, siamo sui 13.600 euro per anno accademico, abbiamo delle borse di studio che possono coprire tra il 25 e il 50% della retta di tutti e tre gli anni e che sono date su merito e reddito. Quindi in pratica merito dipende da come va il vostro tesi di selezione e come va, viene ponderato così, nel seguente modo, quindi praticamente c'è la profile review, che è l'application online, dove guardiamo la scuola di provenienza, i voti e tutte le altre cose che vi ho già detto, e vale il 50% del vostro voto. Poi il test di logica vale 10%, il colloquio, come vi dicevo, è importante, vale 40%. E quindi questo determina il merito. Invece per il reddito chiediamo l'ISEE della famiglia. Le date dei test sono tutti gli anni, ne abbiamo diverse tra dicembre e luglio. Per quest'anno abbiamo ancora due date, il 20 giugno e il 17 luglio. So che il 20 giugno avete le prove della maturità, per cui è una data che magari è un po' più per chi non è nel sistema italiano. Chi magari ha fatto l'anno di quarta, ha conseguito il diploma e quindi ha già finito, mentre il 17 luglio è l'ultimissima sessione dove si può fare application e bisogna concludere l'application online circa un paio di settimane prima delle date dei test. Non abbiamo parlato ancora delle accommodation e della vita da studente, magari le student society, lì magari lascio un po' Lorenzo parlare, perché la scuola è abbastanza impegnativa come materie, però ci sono anche tante cose che uno può fare, come partecipare alla vita studentesca di ogni campus. Vuoi raccontare tu un attimo magari? Sì, assolutamente. Il bello del percorso che SCP propone è anche la possibilità appunto di vivere tre campus diversi, tre città diverse, tre paesi diversi e quindi appunto di vivere la vita di questa città da studente in modo diverso. Io ho avuto modo di far parte di alcune società sia a Londra che a Torino, anche qua a Berlino, in particolare la società più importante che ha un po' legato questi tre anni e appunto di cui ho fatto parte per tre anni è stata la Ski Event Society, che è appunto l'associazione studentesca che organizza uno dei due grandi eventi sportivi che vengono organizzati ogni anno dagli studenti SCP, che è l'evento per quanto riguarda lo sci insieme a regatta. E quindi sì, è stato proprio bello, anche perché le associazioni studentesche sono un po' il luogo d'incontro fra gli studenti del bachelor e gli studenti del master, che appunto sono davvero tanti, perché il programma di master è molto, molto importante e quindi ci permette anche di conoscere altre persone al di fuori della nostra classe. E per quanto riguarda invece la vita nelle città, ovviamente la vita da studente a Londra, a Madrid, a Torino anche, e a Berlino è assolutamente
particolare, ti insegna, ovviamente questo percorso ti insegna tante cose all'interno della classe, però anche al di fuori, e secondo me questa è stata sicuramente una delle parti fondamentali del mio percorso durante questi 3 anni. E per quanto riguarda, dicevi prima, le accommodation, anche lì, per esempio, la capacità di adattamento e di cercare nuovi posti dove andare, con chi andare, vivere da solo, con altre persone, insomma, mi ha permesso anche questo di crescere molto personalmente, quindi è un'esperienza importante anche da questo punto di vista. Okay, grazie. Penso che possiamo andare magari a vedere sul Q&A le domande che vi vengono... Sì, esatto. Io torno solo su una slide perché so già che ci saranno domande su questo, su quello dei percorsi. Sono arrivate diverse domande nel frattempo. Okay. Allora, ragazzi, intanto vi informo che nei prossimi giorni riceverete un'email contenente la presentazione che vi ha mostrato Cécile, con tutti i suoi contatti, quindi potrete anche contattarla direttamente per rivolgere tutti i vostri dubbi e le vostre domande relative a questo Bachelor in Management. Dunque, abbiamo terminato quindi con la sessione della presentazione, adesso possiamo passare a quella delle Q&A, quindi delle vostre domande alle quali risponderà Cécile, appunto. Vi invito tutti a scrivere, appunto, non più nella chat ma nella sezione Q&A che vedete nella barra in basso del vostro schermo, e in modo tale da poter visualizzarle tutte insieme e quindi procedere con le risposte. Allora, Alberto ci chiede: se non avessi la certificazione C1, sono automaticamente escluso dai test? Allora, in realtà dal test no, perché puoi fare prima il test di selezione e poi dopo passare la certificazione di lingua inglese. A noi serve entro luglio dell'anno in cui inizi. Quindi come certificazione chiediamo o l'IELTS con livello 6,5, che di fatto è un B2 alto, credo, oppure il CAE, il FIRST non va bene, oppure il TOEFL, che è quello americano, con il livello 90. Quindi, e queste possono essere fornite in un secondo momento. Ottimo. Sempre Alberto poi ci chiedeva se il colloquio sarà in inglese oppure in lingua italiana. Ma di default per gli italiani è in italiano il colloquio, cioè nella vostra lingua. Poi se magari arrivate da scuola internazionale e volete fare appunto il colloquio in inglese, me lo dite prima, io avviso chi vi fa il colloquio e lo si fa in inglese. Ok. Ci chiedono poi quale livello di tedesco sia necessario per poter svolgere l'ultimo anno a Berlino. Non è necessario nessun livello di tedesco, perché a Berlino i corsi sono in inglese. Per cui, anzi, devo dire che la maggior parte dei ragazzi sono principianti di tedesco quando iniziano, poi appunto facendo le lezioni nei primi 2 anni un minimo di base ce l'hanno, però non, in fase di ammissione non richiediamo niente di tedesco. Ok, poi Sofì ci chiedeva quanti posti disponibili ci sono per l'ammissione, quindi per poter forse probabilmente svolgere il test di ammissione, e quanti di questi, quindi dei partecipanti ai test di ammissione, poi possono accedere al Bachelor. Allora, una buona domanda, perché effettivamente non avendo tanto storico su questo programma di laurea non abbiamo ancora statistiche fisse. Allora, quest'anno prendiamo in tutto il mondo massimo 500 persone, siamo in 5 campus a reclutare, poi di fatto abbiamo notato che in questo programma di laurea normalmente chi conclude un'application online è già abbastanza sicuro e mediamente ha già un livello medio-alto, per cui non c'è una selezione pazzesca su chi finisce l'application, perché appunto è già un programma autoselettivo, perché comunque a 18 anni voler andare subito all'estero è già, sono ragazzi che già comunque hanno già un certo livello.
Poi, allora, più o meno quest'anno abbiamo selezionato, abbiamo invitato 80% delle persone che hanno concluso l'application online e poi abbiamo poi, poi di fatto le persone che sono venute al test, forse 80% di nuovo le abbiamo prese. Benissimo. Abbiamo poi Giampaolo che ci chiede, ci spiega di avere conseguito la certificazione linguistica come scuola, con la scuola americana. Quindi vuole sapere se è possibile utilizzare questa certificazione di scuola americana per poter partecipare appunto al bachelor. Allora, in realtà se hai fatto solo l'ultimo anno all'estero non basta. Noi diamo l'esonero se per i ragazzi che hanno fatto almeno gli ultimi due anni del liceo in inglese. Per cui no, non basta solo avere il diploma americano, ma bisogna aver studiato gli ultimi due anni in inglese. Per cui, per esempio, chi fa l'IB, l'International Baccalaureate, che è un programma di due anni, quello va bene. Però chi ha fatto solo l'ultimo anno di scuola in America, in Canada, prendendo il diploma, non basta. Tuttavia, non ho dubbi che prendere poi la certificazione IELTS dopo che hai fatto un anno all'estero non penso sia una grande difficoltà. Ottimo. Abbiamo anche una domanda per Lorenzo. Ci chiedono come hai fatto a trovare un accommodation durante il primo anno. Domanda interessante. Allora, in realtà il campus appunto non SCP ti aiuta a trovare delle accommodation in tutte le città in cui lo studente va, e per quanto riguarda Londra, quindi il mio primo anno, c'era la possibilità di andare a vivere in un student's dorm vicino all'università. Però io poi ho trovato attraverso un'agenzia immobiliare un appartamento con degli altri studenti appunto della mia classe, quindi attraverso un'agenzia, attraverso una mia ricerca personale. Però appunto SCP per ogni città dà dei consigli e delle direzioni su delle possibilità. Sì, cerchiamo di mettere sempre in contatto per quanto possibile i ragazzi che vanno via dalle città con quelli che arrivano attraverso gruppi Facebook o piattaforme nostre, così che possano eventualmente passarsi gli appartamenti da un anno all'altro. Ottimo. Angelica ci racconta di avere sostenuto l'esame di maturità due anni fa e in seguito di avere studiato un anno di ingegneria e trascorso ben 8 mesi in Cina per imparare quindi la lingua. Le piacerebbe iniziare quindi SCP Europe a settembre, quindi questo percorso può in qualche modo anche essere un vantaggio, un punto in più per lei per entrare a far parte di questa business school? Allora, sicuramente l'esperienza in Cina è molto molto importante, anche perché è un'esperienza internazionale molto molto significante, per cui sì, questo è un punto di forza. Il punto di debolezza è che comunque sei fuori corso di 2 anni, però avendo comunque fatto in questi 2 anni un'esperienza che poi ti ha portato valore di fatto al tuo curriculum, effettivamente lo puoi mettere avanti durante il colloquio e farlo diventare un punto di forza. Succede che prendiamo ragazzi che siano fuori corso, quindi non è una cosa eccezionale, però effettivamente va giustificato bene. Ok. Poi Giorgia ci chiede, se dovessi passare il vostro test di ammissione, ma poi non raggiungere il livello necessario di inglese da voi richiesto, è automaticamente esclusa dal programma o c'è in ogni caso un modo per poter accedere? Allora, no, proprio impossibile accedere, per cui nel caso in cui capitasse noi rimborsiamo quello che è stato pagato come iscrizione, però non puoi più partecipare al programma, è proprio fondamentale per noi l'inglese, perché comunque quando inizi a Londra inizi subito con i corsi di management, per cui abbiamo bisogno che i ragazzi effettivamente sappiano bene l'inglese. Ottimo. Poi Elena ci chiede se l'abbinamento studente-nazione, quindi il percorso estero, sia casuale oppure se viene scelto in base a preferenze o meriti.
No, allora non è assolutamente casuale. Noi in fase di admission chiediamo le preferenze che hanno i ragazzi. Poi in base a, uno, le lingue che parlano, vediamo se possiamo accontentarli, e due, in base ai posti che rimangono. Quindi chiaramente, per esempio, oramai sono 3 anni che funziona così, i posti su Londra sono sempre super gettonati, quindi magari se arrivate a luglio è possibile che non ci siano più così tanti posti liberi a Londra, quindi al primo anno, e quindi magari prendiamo poi i ragazzi su Parigi. Altra cosa che valutiamo quando diamo i posti, non tanto il merito, ma la nazionalità. Cioè noi vogliamo comunque, soprattutto adesso che abbiamo tanti studenti, cerchiamo anche di distribuire le nazionalità a seconda dei vari paesi, cioè per non avere appunto tutti gli italiani a Londra, cerchiamo anche di offrire magari un po' di più Parigi agli italiani in un secondo momento per poter avere una distribuzione omogenea ideale di nazionalità nelle varie città. Benissimo. In pratica, se uno vuole avere per esempio il percorso che vuole, soprattutto se vogliono andare a Londra al primo anno, io consiglio di non aspettare troppo a fare application. Ottimo. Allora, abbiamo poi Martina che ci racconta di possedere un livello C1 conseguito alla Chambre de Commerce de Paris. Di conseguenza chiede se i corsi a Parigi saranno poi commisurati anche al livello di lingua che si possiede. Allora, il primo anno Parigi è in inglese, per cui il francese non è rilevante. Secondo anno, il secondo semestre del secondo anno è in francese, per cui sì, a questo punto il C1 è molto importante. Con un C1 puoi anche fare il terzo anno a Parigi, che è l'anno in apprentissage, quindi in apprendistato, perché viene proprio richiesto questo livello di francese già in fase di ammissione, che è un percorso che è appunto diviso tra settimane di aula e settimane in azienda. Benissimo, ci stanno arrivando davvero tantissime domande, cercheremo di rispondere a tutti. Alberto ci chiede come sono distribuite le lezioni durante la giornata, quindi se sono solo al mattino o anche durante il pomeriggio. Lascio Lorenzo rispondere, visto che... sì, allora dipende ovviamente dagli anni e dai campus. Parlo per quest'anno a Berlino ed è capitato di avere lezioni sia alla mattina che al pomeriggio, però pomeriggio massimo fino alle 4. Di solito le lezioni sono in blocchi da 2 ore, raramente sono più lunghe. E sì, possono essere sia il mattino che il pomeriggio. All'interno di una settimana di solito appunto le lezioni sono quasi sempre negli stessi giorni e negli stessi orari, quindi uno ha anche modo di organizzare un po' le attività che vuole fare al di là dell'università, però normalmente appunto questa è la struttura. Bene, grazie Lorenzo. Giampaolo poi ci chiede se nella profile review abbiano più peso i voti degli ultimi anni di scuola oppure le esperienze e i lavori vissuti in Italia o all'estero. Allora, sono entrambi molto importanti. Se dobbiamo dare magari una preferenza tra i voti e le esperienze, forse contano ancora un po' di più i voti. Tuttavia, anche se non hai dei voti stellari, ma hai tantissima esperienza all'estero, e tantissime esperienze extracurricolari, comunque il profilo viene valutato bene. Benissimo. Giorgia poi ci chiede se ci siano dei testi su cui poter studiare e quindi prepararsi per il test di ammissione. Quindi anche magari qualche consiglio ce lo può dare anche Lorenzo sullo studio che ha fatto, sulla preparazione per poi superare... Assolutamente, per il test di ammissione. Allora, per quanto riguarda l'SHL, ci sono tantissime simulazioni che uno può trovare online. Se uno mette su Google simulazione, testa SHL, ne trova tantissime. E invece per quanto riguarda il colloquio orale, la preparazione, uno non deve proprio studiare, deve tenersi informato, è molto, molto importante, perché è molto probabile che appunto durante il colloquio l'esaminatore gli possa chiedere cosa sta succedendo in un determinato paese o appunto domande di cultura generale legate al business. E quindi direi che questi sono i due consigli principali per il test e per il colloquio.
Bene, grazie. Cecilia ci chiede poi se fosse possibile ripetere l'esame qualora o rifiutare un voto, appunto qualora non si fosse soddisfatti della valutazione. No, allora stiamo parlando degli esami durante il percorso, vero? Sì, gli esami sostenuti durante il percorso. No, non si può rifiutare il voto, quindi quello che si prende come voto e quello i ragazzi lo devono tenere. Nel caso siano bocciati e facciano un esame di recupero, il voto massimo è la sufficienza, quindi che è 10 su 20. Benissimo. Lina poi fa riferimento a Lorenzo che ha citato lo student dorm. Se vorrebbe qualche altra informazione in merito a questa opportunità. Allora, vai tu. No, sì, si tratta di uno student dorm in realtà privato, nel senso non legato a SCP, che è abitato anche da studenti, sto parlando di Londra ovviamente, è abitato anche da studenti di altre università e credo che Cecil possa poi dare tutte le informazioni per quanto riguarda il nido, si chiama così. Sì, quando prendete la decisione di iscrivervi, vi arriverà poi via mail un handbook con la lista delle varie student residencies e insomma un po' di informazioni su Londra. So che il nido credo sia organizzato così che abbiano tipo un piano con ogni studente ha la sua camera, il suo bagno, e poi sul piano hanno una cucina in comune. Sì, una cucina ogni 5-6 persone più o meno. Se avevi qualche compagno che era lì, no? Sì, in realtà noi eravamo, c'erano molti ragazzi che erano al nido e il nido è diventato un po' il punto d'incontro anche fra di noi. Abbiamo fatto parecchie feste al nido ed è un bel posto assolutamente dove vivere e fare una prima esperienza all'estero. Benissimo. Matteo poi ci racconta di aver trascorso il secondo anno di superiori in California e il terzo anno a Dublino. Ci chiede dunque se deve in ogni caso presentare la certificazione per poter essere ammesso ai test. No, in questo caso se hai fatto 2 anni delle superiori in inglese dovresti essere esonerato. Benissimo. Poi ci chiedono se Georgia ci chiede se il test SHL sia da sostenere in inglese oppure in italiano. Allora, in realtà i ragazzi possono scegliere la lingua in cui lo vogliono fare, quindi inglese, italiano, diciamo, mi sembra 50 lingue a scelta. Ottimo. Poi ci chiedono che valore hanno i voti delle pagelle, quindi degli ultimi 3 anni, al fine di poter accedere all'iscrizione, quindi al test di ammissione. Beh, hanno abbastanza importanza, direi che vale sulla profile review, quindi sull'application online, direi che vale più o meno metà della valutazione complessiva. Ponderiamo sempre i voti con il liceo di provenienza, perché sappiamo che non in tutti i licei è facile prendere un 8 e quindi diciamo che noi conosciamo bene i licei in Italia e sappiamo quali sono i licei più difficili e ponderiamo sempre, diciamo, i voti presi con la qualità del liceo. Benissimo. Poi ci chiedono se già al momento dell'iscrizione sia necessario esprimere la preferenza delle 3 città nelle quali si andrà a studiare e se eventualmente anche durante il percorso è possibile cambiare idea, quindi scegliere una città piuttosto che un'altra. Allora, sì, durante il percorso di ammissione i ragazzi mettono la preferenza, poi quando vengono ammessi su un percorso preciso, quindi già in fase di ammissione, che in teoria non si può più cambiare. Ogni anno noi riceviamo comunque delle richieste di cambio che vengono esaminate poi durante l'estate tra il primo e il secondo anno. E poi si viene poi deciso, diciamo che finora non c'è stata una grande possibilità di cambiare. Primo anno non abbiamo accettato nessun cambio, il secondo anno è stato accettato un paio di cambi perché si compensavano. Quindi bisogna essere molto sicuri del percorso che si va a fare e già essere nell'ottica che non si cambia percorso. Poi se uno vuole provare a chiedere il cambio e magari va bene,
Ben venga, però diciamo che io non preferisco dire ai ragazzi che non si può cambiare assolutamente. Bene, perfetto. Allora, ragazzi, aspettiamo qualche altro secondo se ci sono altre domande. Direi che ormai siamo giunti al termine di questa presentazione. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Cecile di SCP che ci ha presentato il percorso di laurea del Bachelor in Management. Ringrazio anche Lorenzo che ci ha raccontato la sua esperienza in prima persona di studente. Ringrazio anche tutti voi che avete partecipato. Vi rammento che nei prossimi giorni riceverete un'email in cui vi inostreremo questa presentazione a cui abbiamo assistito e vi allegheremo anche tutti i contatti di riferimento tramite i quali appunto ottenere tutte le informazioni ulteriori di cui avrete bisogno. Che dire, quindi vi ringrazio ancora per aver partecipato, saluto i nostri ospiti e ci vediamo allora al prossimo webinar. Una buona serata da Roberto e da Leonora. A presto allora. Ciao a tutti, a presto, grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.